Artis lo trovi a Nocera Superiore in via della Libertà 60-62. Tantissimi alunni delle scuole cavesi hanno gremito l'aula consiliare Sabato Martelli Castaldi nel corso del mattino di lunedì 6 giugno per la cerimonia di premiazioni della quarta edizione del concorso Una Torre per la Pace, patrocinato dal Comune di Cava dei Tirreni, organizzato dall'ente sbandieratori cavensi e riservato alle scuole primarie e secondarie di primo grado. Il concorso, che ha avuto come oggetto la realizzazione di elaborati, manufatti, opere d'arte che rappresentino la consapevolezza della diversità, rientra tra le iniziative della 31esima edizione del Festival delle Torri, che si svolgerà dal 3 al 7 agosto a Cava dei Tirreni, Vietri sul Mare e Cetara. Abbiamo ripreso quest'anno, dopo il periodo della pandemia, con questo tema sulla diversità, quindi abbiamo aperto questo concorso nelle scuole che ci porterà poi al mese di agosto, dove ci sarà il ritorno del Festival delle Torri. Come già abbiamo fatto l'ultima edizione prima della sospensione, avremo concomitanza con i comuni di Vietri sul Mare e di Cetara, dove porteremo il nostro festival itinerante, quindi anche queste bellissime cittadine costiere. Siamo giunti alla 31esima edizione, ovviamente un grazie di cuore agli sbandieratori e come sempre i bambini protagonisti di queste iniziative. Quest'anno il tema era quello della diversità culturale e gli alunni insieme ai docenti sono stati entusiasti di poter fare questi elaborati che sono alle mie spalle, quindi sono stati davvero bravissimi ed è stata anche un'occasione finalmente per organizzare qualcosa di diverso dalle solite attività scolastiche. Anche questo è fare scuola, perché comunque vengono condivisi i valori dell'accoglienza, dell'inclusione e della diversità ed è importante soprattutto anche questo.